abbiamo dimostrato che non siamo inferiori a loro, abbiamo fatto una partita strepitosa, i ragazzi ci tenevano dopo i due punti che abbiamo lasciato a Marina di Ragusa a fare una partita importante. È venuta una vittoria che penso sia nettamente meritata. E oggi vinta sta partita vorrei essere felice per questa partita, perché è inutile ritornare indietro, non sappiamo di aver tralasciato qualcosa, però oggi è giusto che ci godiamo sta partita e sta grande vittoria contro la prima in classifica, che non capita tutti i giorni. Cioè anche in fase difensiva oggi abbiamo subito i due gol, però non ci sono state sbavature, cioè sono stati davanti, insomma avevamo una buona squadra. Ripeto, noi dobbiamo fare molta molta più attenzione, perché al primo episodio negativo veniamo castigati. Bah, finalmente noi sapevamo che avevamo nel gruppo questa qualità di squadra, e questo è il nostro rammarico più grande. Nonostante il nostro progetto va considerato nella continuità, quindi l'ho detto sempre, è un progetto di impresa, per cui deve essere valutato nel tempo, non per una partita. Per cui sfugge un po' alle dinamiche del calcio, perché stiamo facendo una cosa di tipo diversa. Oggi cominciamo a vedere il frutto del lavoro. Quando c'è continuità il frutto del lavoro lo vedi nel tempo, cioè lo vedi gradualmente. Oggi cominciamo a Biancavilla, col Biancavilla in casa avevamo cominciato a far sì che i ragazzi capissero quello che volevamo. Fuori casa a Ragusa non abbiamo avuto, indipendentemente dal risultato, perché potevamo anche vincere la partita, perché alla fine si può anche reclamare la fortuna o la sfortuna, potevano prendere il palo, ma anche vincendo il problema rimaneva.